Sconvolto, un ragazzo mi ha detto: io ho visto l'aereo che ha ucciso mia madre. Cioè lui aveva visto effettivamente il movimento d'aereo che andava in quella direzione, aveva dato l'allarme, ma essendo il suo villaggio uno di quelli estremamente appiccicati al confine russo, non c'era modo per intercettarlo se non una volta superato il confine. E ovviamente se il villaggio è a un chilometro dopo il confine con un cacciabombardiere non ci fai molto. E lui l'ha visto, chiaramente non ha visto fisicamente l'aereo, ha visto il segnale. Il segnale là. Questo fa molta impressione. Sì. E sono dilemmi che, domani ne parleremo, si affrontano in una situazione. È il paradosso anche morale che loro hanno internamente. Hai delle unità che potrebbero sventare un attacco e magari moriranno dei compagni o dei civili, e non possono, e quindi accetti quelle perdite perché non sparando ti arriveranno altri aiuti occidentali. Ecco, di se questa ti cosa arriveranno. Se ti arriveranno. Noi non raccontiamo questa cosa nei media, perché è un po' imbarazzante raccontare questa cosa. Ora finalmente si sono decisi con riluttanza a permetterlo, con un sacco di cave at assurdi, il tipo è permesso solo rispondere esattamente al sistema o alla base che ti ha lanciato, come se fosse identificabile. La maggior parte di questi sistemi sono mobili, gli ucraini non saranno sempre in grado di rispondere esattamente al sistema che ha lanciato, anche quella è un'assurdità dal punto per di lo vista. Più sono mobili, tra l'altro, per cioè lo più tantissimi.